Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserta, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitolo 35, 3 maggio 1908. Continuando il mio solito stato, quando appena ho sentito vicino Nostro Signore, mi ha detto: Figlia mia, nell'anima che fa la volontà mia, vi circola il mio volere in tutto il suo essere. Come vi circola il sangue, sicché sta a continuo mio contatto con la mia potenza, sapienza, carità, bellezza, sicché a tutto il mio prende parte. Ora, non vivendo più del suo volere, il suo volere vive nel mio, e come il mio circola nel suo, così il suo vi circola in tutto il mio essere, e ci sento continuamente il suo contatto, e sentendomi continuamente da lei toccare, non puoi tu comprendere quanto mi sento di amarla, di favorirla, di esaudirla in tutto ciò che domanda, e se glielo negassi, lo negherei a me stesso. Poi, in fin dei conti, vivendo del mio volere, non domanda altro che ciò che voglio io. Questo vuole, e questo solo la rende felice, per sé e per gli altri, perché la sua vita è più in cielo che in terra. E questo è il frutto che produce la mia volontà. Beatificarla anticipatamente. Capitolo 36, 12 maggio 1908. Continuando il mio solito stato, stavo pregando Nostro Signore che si benignasse di mettere la pace negli animi che stanno tutti in discordia. I poveri vogliono aggredire i ricchi. C'è un fremito, un'avidità di sangue umano. Pare che loro stessi non sanno più contenersi. Se il Signore non mette la sua mano, siamo già in punto ai castighi che tante volte ha manifestato. Onde quando appena è venuto e mi ha detto: Figlia mia, giusta giustizia mia, i ricchi sono stati i primi a dare cattivo esempio ai poveri, i primi che si sono allontanati dalla religione, dall'adempiere i loro doveri, fino a vergognarsi di entrare in chiesa, di ascoltare la messa, di farsi il precetto.
I poveri si sono nutriti della loro bava velenosa ed essendosi nutriti ben bene del veleno del loro cattivo esempio, con lo stesso veleno da loro dato, non potendolo più contenere, cercano di aggredirli ed anche di ucciderli. Non c'è ordine senza sudditanza. I ricchi si sono sottratti da Dio. I popoli si ribellano a Dio, ai ricchi e a tutti. La bilancia della mia giustizia è piena e non posso più contenerla. Capitolo 38, 22 giugno 1908. Questa mattina mi sentivo molto oppressa per la privazione del mio adorabile Gesù e dicevo tra me: non ne posso più, come posso durarla senza la mia vita? Che pazienza ci vuole senza di te? Quale sarebbe la virtù che potrebbe indurla a farlo venire? In questo mentre è venuto e mi ha detto: figlia mia, la virtù che trionfa di tutto, che conquide tutto, appiana tutto, raddolcisce tutto, è la volontà di Dio. Perché questa contiene tale potenza che non c'è cosa che possa resisterle. Mentre ciò diceva, appariva innanzi a me una strada tutta piena di pietre, di spine e di monti irti. Tutto questo, messo nella volontà di Dio, con la sua potenza, le pietre restavano polverizzate, le spine cambiate in fiori, i monti appianati. Sicché nella volontà di Dio tutte le cose hanno un solo aspetto, tutte prendono lo stesso colore. Sia sempre benedetta la sua santissima volontà. Nell'apparente semplicità di questi capitoli che abbiamo letto, sembrerebbero, forse nella prima lettura, non contenere alti insegnamenti, ma soprattutto l'ultimo, se viene ben compreso e ben meditato, contiene davvero una chiave di lettura che scioglie anche alcuni enigmi o possibili dubbi che potrebbero affacciarsi nella mente o di persone un pochino inesperte oppure di quelli che Gesù a volte in alcuni luoghi chiama i dottori del cavillo. Poi vedremo in che senso. Allora, anzitutto è una cosa stupenda che abbiamo contemplato per rivelazione di Gesù nel primo dei tre capitoli letti, il 35. Nell'anima che fa la volontà mia vi circola il mio volere in tutto il suo essere, come vi circola il sangue. È un'immagine da contemplare questa qui, eh? Cioè noi viviamo, nessuno di noi è cosciente del fatto che stia circolando il sangue nelle nostre vene, noi non lo sappiamo. Cioè non è che sentiamo il sangue, io non lo sento almeno, scorrere nelle vene e nelle arterie, non ne siamo consapevoli, eppure con le cognizioni specialmente che abbiamo oggi, ma queste più terra terra le avevano anche gli antichi, se il sangue, sappiamo benissimo, cessasse di scorrere, e lo scorrimento del sangue è dovuto al battito del cuore, moriremmo all'istante, ci avremo qualche secondo di vita. E sappiamo anche, o meglio, quando io ho saputo questa cosa mi è preso un colpo, perché è un'informazione scientifica, cioè che se uno distendesse in piano, mettendoli in linea di continuità, tutti i vasi sanguigni che abbiamo, compresi quelli infinitesimali, capillari, cioè questa è un'informazione che chi non la sa, ecco, si regga forte, insomma, no? Si arriverebbe ad una lunghezza pari alla circonferenza della Terra. Cioè noi abbiamo nel nostro corpo 50.000 km di vasi sanguigni, tanto è importante che il sangue arrivi fin nelle ultime cellule. Quindi 50.000 km di vasi sanguigni, eh? È veramente, cioè, dice, ma dove stanno 50.000 km? Che io sono alto 1,75 m, 1,70 m, 1,60 m, 1,65 m, 2 metri pure.
Ma 50.000 chilometri di vasi sanguigni dove stanno? Ci stanno. Si può andare a verificare questa informazione. E tutto questo scorre nel nostro corpo, è la nostra vita, noi non ne siamo coscienti. Cioè, però Gesù sa quello che dice, cioè nell'anima che fa la mia volontà vi circola il mio volere in tutto il suo essere come vi circola il sangue. Cioè, allora non esiste cellula della nostra persona che non sia irrorata dal sangue. Quindi capiamo questo che capiamo, immaginiamo questo che significa, no? Ecco perché si parla di fusione, atto di fusione, e perché si dice che anche gli atti inconsapevoli, il battito del cuore, il respiro, i passi, i gesti, per chi entra in questo mondo, per chi vive questo dono, diventa tutto divino, tutto. Ecco. Dici, ma come? Ma come fa a diventare divino un respiro? Quale merito ne ho? Non è un atto, ma non c'è nessun merito, ma un respiro fatto nella divina volontà, che noi dobbiamo dire che è come se fosse fatto da Dio, ma quel come se fosse fatto possiamo anche andare un pochino oltre, insomma, no? Questo è un aspetto. Attenzione, ma qui Gesù dice anche la reciproca. Non è soltanto vero che, come dire, la divina volontà è in noi e quindi diventa la sorgente, ovviamente inconsapevole, non è che questo significhi vivere volando in uno stato, insomma, non normale, non ordinario, non comune, non umano, ma dice che è anche il contrario, cioè dal momento che non vive più del suo volere, il suo stesso volere vive nel mio, e come il mio circola nel suo, così il suo vi circola in tutto il mio essere. È stupenda questa cosa, perché le conseguenze di questo è: ci sento continuamente il suo contatto, mi sento da lei toccare. Dice, ma come, io ho toccato Gesù, ma quando mai? Eh sì. E Gesù spiega: non puoi tu comprendere quanto mi sento di amarla, di favorirla, di esaurirla in tutto ciò che domanda. Se lo negassi sarebbe come se lo negassi a me stesso. Ovviamente, vivendo nella divina volontà, un'anima di tal fatta non può fare, non può chiedere cose che non siano conformi alla divina volontà. E qui c'è una spia di quello che poi Gesù dirà nel terzo capitolo, no? Il frutto che produce la mia volontà è beatificarla anticipatamente. Cioè, chi campa così, campa bene. Questo non significa, come qualche sciocco, ecco, o avventato, o cavilloso, o precipitoso interprete potrebbe andare a malignare, dice, sì, ma abbiamo fatto il cristianesimo, come dice Papa Francesco, abbiamo fatto Cristo senza la croce, ma qua è finito il sacrificio, non si soffre più, ma quanto mai? Sappiamo benissimo l'esperienza anche di Luisa, no? Non è che non si soffre più, ma si soffre nella divina volontà. Quindi si soffre diversamente, e quella gioia, quella pace che tutto questo produce nell'anima non si perdono mai. Questo significa beatificare anticipatamente. È chiaro che sulla terra, oggi è la festa di San Giovanni della Croce, e San Giovanni della Croce è stato un grandissimo maestro, insomma, e dice, basta leggere l'ufficio di oggi: se vuoi entrare nella grande intimità con Gesù, conoscere i segreti della divina sapienza, guarda che devi abbracciare le croci in tutte le sue forme possibili. Questo è verissimo, questo qui. È e rimane verissimo. Il problema è che con questo, tra virgolette, piccolo segreto di grazia, che San Luigi Monforte diceva, parlando del Trattato della Vera Devozione, dice: ci stanno dei segreti nell'ordine della grazia come dei segreti nell'ordine della natura, che diceva: con la vera devozione alla Madonna vissuta, ciò che uno farebbe in 10 anni tu lo fai in un mese. Ciò che spaventerebbe tante persone perché troppa fatica, troppa sofferenza, troppa tribolazione, un'anima devota della Madonna con lei che gli addolcisce tutte quante le croci lo fa subito. Non è che
si va a divertire, non soffre, ma lo fa col cuore lieto. Ecco. E questo chiaramente ne fa esperienza chi lo vive. E se non abbiamo fatto esperienza, quindi se non c'è questa, come dire, questa serenità, questa ilarità, questa tranquillità anche dinanzi alla prova, alla tribolazione, alla croce, nonostante il fatto che essa venga accettata, questo è il compito di ogni cristiano, non stiamo ancora ben addentrati in questo mondo. Io rimando sempre alle considerazioni che Gesù fa in questi scritti di quando lui stava soffrendo la passione, cioè dolori indicibili, eppure diceva: ma io interiormente ero nella gioia. Dice: ma come in quegli abissi di dolore, abbandonato dal Padre, ricoperto di sputi, e oggi è anche venerdì, oltre che la festa di San Giovanni della Croce, abbandonato da tutti, vedendo tua madre che soffriva in quel modo, gente che avevi beneficata che turlava le parolacce appresso, ti ricopriva di insulti, di pietre, di sassi, di sputi, di fango. E dove trovava la gioia? Stava facendo la volontà del Padre e vedeva il frutto di quelle sofferenze. La certezza che uno sta vivendo la volontà di Dio, perché figuriamoci, in una tribolazione, in una croce, di qualunque genere essa sia, proprio il confronto con la realtà che viviamo così com'è, quando uno ha la fermissima convinzione di fede che quello che ci capita davanti è volontà divina e la vuole fare, sa che questa è la vita, ma fa volentieri qualunque cosa, anche quelle che sono più allucinanti, micidiali. Ecco la differenza, non, cioè, si fanno le stesse cose, ma si fanno in maniera differente, per cui, come Gesù spiega, tu lo vedi quando una persona sta col muso lungo, sforzato, che trascina sta croce brontolando, insomma, no? Quell'immagine appunto di vita cristiana che a volte esce fuori così un po' bruttarella, un po' grigia, un po' pesante, bisogna sempre soffrire, bisogna sempre, cioè attenzione, non viene mai annullato il Vangelo della croce, ma ripeto, è il modo con cui tutto questo si vive. È il modo, che non è più umano ma è divino, e produce questa beatificazione anticipata, ripeto, non nel senso che non si soffre più, perché in paradiso c'è la beatitudine perché non si soffre più, ma c'è questa reale partecipazione alla felicità divina che viene vissuta anche in questo mondo e anche nelle prove, nelle tribolazioni di questo mondo. Ecco, Gesù nel secondo paragrafo fa una piccola parentesi, poi il terzo l'abbiamo letto perché c'erano annunci di castighi, guerre, rivoluzioni, insomma, no? 1908, quindi fenomeni che alludevano quasi certamente ai fatti storici che conosciamo, insomma, no? Nel 1917 è stata la rivoluzione russa, nel 1914-18 c'è stato, 15-18 c'è stata la prima guerra mondiale, insomma, sono fatti, diciamo così, appartenenti a un altro contesto. Invece il paragrafo precedente, quello che abbiamo letto, è un pochino più generale, e qui bisogna fare attenzione: le tensioni sociali, le guerre tra i poveri e i ricchi, cioè quanto è grave quando una cultura, quando una società di ispirazione cattolica e di radice fortemente cattolica come era l'Italia, qui stavamo cominciando già nel 1908 a cominciare a fare le diserzioni dai doveri religiosi, dalla messa. Gesù la cita proprio espressamente: si vergognano di entrare in chiesa, di ascoltare la messa, di fare il precetto. Questo è il cosiddetto precetto pasquale, a cui sicuramente allude Gesù, no? È vero che la vita cristiana è molto di più che l'adempimento, ecco, dei famosi 5 precetti generali della Chiesa, che la gente oggi sa più manco cosa sono, no? E che ti danno però quel minimo di
di adempimento dei doveri che le creature hanno nei confronti di Dio, che farli non è la stessa cosa che non farli. Vergognarsi di entrare in chiesa è una cosa brutta. Chi ti vede, qui siamo ancora in un contesto sociale differente, insomma, dal nostro, no? Siamo nel 1908, quindi è diverso, no? E in ogni caso, cominciare a scollarsi dalla vita di fede, anche minima, dare cattivo esempio, cioè, come dire, provocare un andazzo di un certo genere nelle persone, diciamo, che a quei tempi erano un pochino più in vista, c'era abbastanza una netta, diciamo così, e visibile nei paesi, insomma, nelle culture, distinzione tra ricchi e poveri. Cioè, beh, i ricchi, come sempre, insomma, erano un pochino considerati, come dire, ecco, appunto, i punti di riferimento. Allora, se questi cominciano a fare di testa propria, facciamo anche noi di testa propria, e questo poi è alla radice dei conflitti sociali, perché se si perde, come dire, il freno che un minimo di vita di fede dà, quantomeno, insomma, i rudimenti dell'amore di Dio, dell'amore del prossimo, poi vanno a succedere i marasmi. Quindi, purtroppo, quando c'è un impoverimento, diciamo così, una disordinata e laicista, ecco, presa di distanza dalla religione, i guai sono all'ordine del giorno, ecco, ma come tutti i guai, in realtà causati dalla cattiva volontà umana. Ci fermiamo un pochino di più adesso sull'ultimo paragrafo, che in parte riprende quanto Gesù spiegato nel primo di quelli che oggi abbiamo visto. Allora, qui ci abbiamo di nuovo Luisa in preda ad una smania ed oppressione per l'assenza di Gesù. Certo che la distanza che c'è tra il capitolo 37 e il capitolo 38, dal 15 maggio al 22 giugno, adesso non sappiamo se Gesù gli è apparso, gli ha parlato e non ha scritto niente, o se si è fatto fare, insomma, 37 giorni d'astinenza, insomma, per chi vive quella realtà è qualcosa, quindi è comprensibile che stesse proprio, ecco, in stato di estrema sofferenza, no? Dice, allora mi devo inventare qualcosa, dice, ma con quale virtù lo faccio tornare? E si fa questa domanda. E qui Gesù arriva e dice, guarda, c'è stata soltanto una virtù che mi fa tornare e che mi piace. Ed è la volontà di Dio, non soltanto che mi fa tornare e che mi piace, e perché a questa non c'è potenza che possa resisterle, ma perché, attenzione, trionfa di tutto, ma anche appiana tutto, ma anche, vedete, raddolcisce tutto. Ecco perché si raccorda con il primo capitolo, raddolcisce tutto. Cioè, se anche tu stai vivendo l'esperienza della lontananza con Gesù, che, ripeto, per queste anime, noi possiamo immaginarsi la cosa più brutta, magari, che temiamo, diciamo, speriamo che accada tutto, ma speriamo che il nostro Signore questo me lo risparmia. Ecco, sarebbe una cosa bruttissima un'immaginazione di questo genere. Per quanto possa essere difficile a credersi, per queste anime, oggi è la festa di San Giovanni della Croce, insomma, quindi bisogna andare a leggere per credere, la privazione di quel bene così ben conosciuto, a differenza di noi, è superiore al peggiore dei mali che noi potremmo temere. Però, c'è un però, perché se Gesù è sparito, supponiamo che fosse veramente sparito, tra virgolette, poi, non sparito nel senso che gli ha fatto perdere la percezione sensibile, ma non è che Gesù sparisce, per 37 giorni, cioè dal 15 maggio al 22 giugno, lo ha fatto perché questa era la sua volontà, perché voleva lasciare nella fede comune, ordinaria, questa sua figlia prediletta per 37 giorni. E quindi il pensiero che questa è la volontà di Dio e io accettandolo la faccio e lo faccio contento, raddolcisce tutto. Quindi
rende soave, ilare e lieto anche un fenomeno di questo genere. Questo è quello che Gesù gli sta trasmettendo, no? E poi c'è stata un'immagine, ed ecco, no? Allora, mentre dice, apparì innanzi a me una strada tutta piena di pietre, di spine e di monti irti. Allora, che significa questo? Cosa ci dice Gesù nel Vangelo? Sforzatevi di passare per la porta stretta, perché stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e quasi nessuno ci passa. Invece larga e spaziosa è la porta, larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Dal che, come sappiamo, i maestri di spirito, la predicazione anche della Chiesa ha sempre detto attenzione che la strada della santità è una strada bella, ma è una strada difficile, perché ci stanno pietre, spine, monti irti, sentieri, come dire, tutto in salita, quindi sono sentieri che stanno in montagna, ci sono dei sentieri di montagna che sono terrificanti, insomma, no? Quindi per la nostra natura decaduta, la via di Dio adesso è diventata così, è bellissima in sé, ma siccome noi ci portiamo dietro le zavorre delle nostre miserie, dei nostri peccati, delle nostre debolezze e imperfezioni, camminare dietro al Signore è più difficile che camminare dietro al vizio, se no saremo tutti santi. L'esperienza ci insegna che la maggioranza degli esseri umani non percorrono il cammino della santità, perché apparentemente sembra brutto, difficile, e effettivamente se uno lo si mette a percorrere così deve passare per prove, rinunce, tribolazione, eccetera eccetera. Attenzione però, ed ecco lo step: tutto questo messo nella volontà di Dio, attenzione, con la sua potenza le pietre restavano spolverizzate, le spine cambiate in fiori, i monti appianati. Messo nella volontà di Dio, cioè io non vado ad affrontare queste cose semplicemente con la mia volontà umana, con tanta buona volontà sostenuta dalla grazia che non ti toglie tutta quanta quel carico di sofferenza e tribolazioni, cioè tu te le senti tutte quante al vivo e devi avere una forza, insomma, eroica per superarle, per vincerle, per perseverare nonostante tutto questo. Ecco perché anche Gesù dice solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato, no? Ma nella divina volontà avviene questa trasformazione. Le spine diventano fiori, i monti appianati e le pietre spolverizzate. E Gesù dice, nella volontà di Dio tutte le cose hanno un solo aspetto e prendono lo stesso colore. Che aspetto sarà? Un aspetto bello. Che colore sarà? Un colore lugubre? No, un colore solare, un bel colore pastello, d'accordo? Ecco, allora qui esame di coscienza, d'accordo? Perché se uno vive nella divina volontà, già se ne accorge che le pietre si spolverizzano, le spine si cambiano in fiori, i monti appianati. Cioè se tu senti un peso grande nella vita cristiana, insomma, quindi, che per carità, ripeto, è impegnativa, lo è, e quindi delle volte, come dire, molli perché diciamo no, è troppo difficile, ce la faccio, insomma, no? Oppure lo fai, ma lo fai con muso lungo fino ai piedi, ecco, o con la lingua di fuori, insomma, tutte queste cose qui, il Signore ti ricompenserà, questo stanne certo, no? Però stai operando con la volontà umana, quindi stai avendo una vita non bellissima come potresti avere. Gusti certamente il frutto delle virtù, quindi chi vive santamente in ogni caso ha una vita bella rispetto a quella, diciamo così, perdono se uso un pochino questi schemi un po' troppo schematici e riduttivi rispetto a quella del peccatore grossolano, insomma, no? Però non ha niente a che fare, non ha niente a che vedere con la bellezza di chi tutto affronta nella divina volontà, che tutto raddolcisce, tutto appiana, tutto conquide e di tutto trionfa.
Quando si cominciano a vivere queste cose, ripeto quello che dicevano sempre Santa Teresa, San Giovanni della Croce in relazione alle esperienze mistiche, questa non è un'esperienza mistica, d'accordo? Di per sé questa non è un'esperienza mistica, questa è un'esperienza ordinaria. Quindi non ci sono non c'è niente di, come dire, di soprannaturale o di senso stretto. È una vita che piano piano entra nell'anima in maniera molto simile, impercettibile, l'abbiamo visto come il sangue scorre nelle vene, a come la grazia opera dentro di noi. Tu non ti accorgi se sei in grazia di Dio e quello che la grazia opera dentro di te, ma lo vedi dagli effetti. Ecco perché Gesù fa sempre queste lezioni, no? Perché non trattandosi di cose straordinarie, il punto fondamentale di esame è quali sono gli effetti, perché dai frutti si riconosce l'albero. E se queste cose l'ho cominciato a vivere, viva Dio, sicuramente sto entrando dentro questo mondo tutto divino, questo mondo dove si vive una sorta di beatificazione anticipata, ovviamente, come abbiamo meditato, da ben comprendere. Oh Santa Vergine Maria, tu bene hai conosciuto e hai vissuto questa potenza trionfante, trasformante, invincibile della Divina Volontà che ci rende veramente simili a Dio in questo, ecco, nel senso di avvertire questa grandissima potenza da un lato, ecco, forza letificante, beatificante dall'altro, che ci mette in condizione di poter davvero affrontare qualunque cosa e passare attraverso qualunque tipo di travaglio, fatica e tribolazione. Ecco, aiutaci a operare sempre più e sempre meglio in maniera di fare entrare, ecco, la Divina Volontà dentro di noi, concorrere, cooperando attivamente in questo processo di diffusione che va sempre coltivato, rinnovato, perché tutto questo possa essere vissuto da noi come Gesù vuole, una vita veramente santamente spesa e santamente impegnata, ecco, ma dove le spine diventano fiori, le pietre diventano polvere e i monti rimangono appianati. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.